Abruzzo 2030 si guarda al futuro, alle prossime elezioni, ai prossimi appuntamenti. Qual è lo stato di salute del Partito Democratico? Ma il Partito Democratico, io credo che in Abruzzo soffra un po' della crisi che c'è in questo momento come organizzazione del partito, però già potete vedere che abbiamo molti circoli, c'è una ripartenza importante. Poi credo che stiamo avviandoci a fare quello che dovrebbero fare tutti i partiti politici, che è il senso stesso della politica. La politica si deve sforzare di guardare avanti. Questa è la cosa importante. Allora, noi ci apprestiamo a ragionare su qual è la nostra idea dell'Abruzzo di qui al 2030. Lei pensi ai grandi temi del lavoro, grandi temi dell'innovazione tecnologica, grandi temi della sanità. Dovremmo cominciare a chiederci qual è in effetto la necessità prestazionale, cioè di cosa avranno bisogno i nostri concittadini da un punto di vista dei servizi sanitari, anche considerando l'andamento demografico. E questo vuol dire un grande lavoro di elaborazione, di ascolto e cominciare a chiaramente a coinvolgere soprattutto chi? Coloro che nel 2030 saranno i giovani uomini e giovani donne più impegnate nel portare avanti questa regione. È magari lo facessero tutti i partiti, anziché inseguire in questo momento i populismi. Oggi in questo momento è facile, niente va bene, niente funziona e così via. Ma non ci sono ricette se non quelle che nascono da una grande elaborazione politica che è fatta soprattutto di studio e confronto. Ma il futuro di Massimo Cialente è a Roma? Ma io credo che ci siano tanti nomi da poter candidare. È chiaro che in questo momento la valutazione va fatta con molta attenzione per qual è il meccanismo elettorale che vengano candidati la persona più utile in questo momento, perché questa dell'uninominale è un ritorno a quello che era il Mattarellum. Io nel 2001 venni eletto alla Camera su un collegio che era dato per perso, ma perché era un confronto fra diverse personalità. Quindi sarà interesse del partito coniugare il più forte, a mio avviso, anche il tentativo di andare a un rinnovamento. Bisogna cominciare a lavorare per l'Abruzzo e per il partito, piuttosto che su destini personali.